Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Alla fine Nintendo ha deciso di non lasciarci completamente a bocca asciutta per questo mese di chiusura del 2020 e sebbene la lineup di Switch non presenti un titolone AAA a coprire le vacanze natalizie, domani 15 dicembre verrà trasmesso un Indie World. Annunciato dal nulla, come ormai di consuetudine, l'evento può riservare parecchie sorprese e in questo video vorrei lanciarmi in qualche poro prediction per capire cosa aspettarci tra annunci e conferme. Come al solito vi invito a seguire l'evento assieme e a raggiungermi sul sito Viola a partire dalle 17:30 per commentare in live lo showcase. Vi lascio il link in descrizione e se questo genere di video vi piace, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Quest'ultimo Indie World Showcase avrà la durata di circa 15 minuti e possiamo aspettarci una struttura e un ritmo simili a quanto visto con le edizioni precedenti. Quindi di base punterei verso due titoli di forte impatto, uno in apertura e uno in chiusura, separati da una sequela di reveal in grado di cogliere un po' tutti quanti di sorpresa. Insomma, ne vedremo delle belle, ma sarà difficile ritrovare tutto quello che ormai aspettiamo da troppo tempo. Mi riferisco ovviamente ad alcuni tra i più attesi titoli del panorama indie, che dopo essere stati annunciati sono completamente spariti da radar, oppure sono stati rimandati a data da definirsi. Tra questi figura Silksong, il seguito di Hollow Knight, uno dei giochi più incredibili degli ultimi anni. Il Metroidvania del Team Cherry è un'opera magistrale che dovrebbe essere giocata da tutti gli appassionati del genere e il suo seguito, Silksong, sembra avere tutte le potenzialità per migliorare un titolo pressoché perfetto. Purtroppo il team di sviluppo, dopo una demo gameplay mostrata alle 3 2019, non ha più dato aggiornamenti sullo stato del gioco e speriamo che questo Indie World sia un'occasione perfetta per sbloccare la situazione. Stesso discorso per Baldo, lo Zelda-like, graficamente ispirato allo stile dello studio Ghibli. Il titolo, sviluppato dal team italiano Napsteam, ha saputo stregare il pubblico con un trailer molto promettente, peccato che del gioco se ne siano perse completamente le tracce. L'uscita era prevista per l'estate 2020, ma recentemente è stata cambiata in un generico TBD e speriamo a questo punto di ricevere qualche aggiornamento sullo stato di Baldo proprio durante la presentazione di domani. Un altro titolo attesissimo dai possessori di Nintendo Switch è il seguito di Golf Story, ovvero Sports Story. Si tratta di un divertentissimo mix tra un gioco di ruolo di stampo giapponese e un adventure game a tema sportivo, il tutto condito con un umorismo veramente riuscito. Purtroppo è stato lo stesso team di sviluppo ad annunciare lo scorso agosto il rinvio a data da destinarsi del progetto, che aveva assunto delle proporzioni smisurate durante la produzione. Quindi l'Indie World di domani potrebbe riservare uno spazio a Sidebar Games e alla loro prossima fatica. Altro seguito desiderato da tutti gli amanti dei Metroidvania è Axiom Verge 2. Il primo episodio aveva saputo stregare il pubblico grazie a un'estetica 8-bit e un'atmosfera sci-fi degna del miglior cinema di fantascienza degli anni 80, e le aspettative per il seguito sono altissime. L'uscita prevista è indicativamente segnata per il 2021 e domani potremo magari avere una data più precisa su Axiom Verge 2. Discorso diverso per Super Meat Boy Forever, il seguito di uno dei platform più crudeli e punitivi di sempre. Dopo essere stato rinviato ad inizio anno spostando la data di lancio prevista per aprile a un periodo non meglio specificato, il gioco ha ricevuto una data di pubblicazione ufficiale su PC durante The Game Awards 2020, ovvero il 23 dicembre. Con l'uscita su Epic Game Store dietro l'angolo, non è così assurdo pensare che anche la versione per libri da Nintendo possa approdare nelle prossime settimane. Sono tantissimi poi i titoli che potrebbero ricevere un piccolo spazio durante l'Indie World. Magari si potrebbero avere più dettagli su Little Nightmares 2, sull'espansione di Cuphead o magari su Cyber Shadow, il platform a scorrimento orizzontale ispirato al Ninja Gaiden dell'era 8-bit. Senza dimenticarci poi qualche porting inaspettato come Fall Guys o magari Among Us, dei veri e propri fenomeni dell'online play che hanno dominato il settore durante tutto il 2020. Insomma, di potenziale carne al fuoco ce n'è parecchia e anche se difficilmente sentiremo parlare di tutti questi titoli, sono sicuro che nei 15 minuti di presentazione rimarremo sorpresi con più di un
annuncio e saranno tantissimi giochi da tenere d'occhio per l'immediato futuro. E voi poracci, che aspettative avete per questo Indie World? Vi aspetto domani per seguirlo insieme, intanto fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative e le vostre prediction. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Indie, Michele Ward, ciao!